Saranno dislocati in altri istituti del territorio i 900 alunni della scuola Fiorentino di Via Pascoli, che non riaprirà i battenti a seguito delle verifiche tecniche strutturali che hanno accertato la mancanza dei parametri antisismici previsti dalla nuova normativa. A chiarire gli aspetti della vicenda, il dirigente scolastico Dario Palo. Ieri la sindaca, in sede di consiglio di istituto straordinario, la presenza dei docenti, dei genitori, dell'ingegnere alla sicurezza del nostro istituto, ha comunicato formalmente, ufficialmente, che a seguito dei rilievi di vulnerabilità sismica dei due edifici non sussistono i requisiti di idoneità alle attività scolastiche, perché il coefficiente di vulnerabilità appunto risulta inferiore a quello previsto dalla nuova normativa vigente in materia. E di conseguenza si rende necessaria la prossima chiusura attraverso un'ordinanza sindacale degli edifici scolastici fiorentino, con conseguente delocalizzazione degli alunni in altre sedi scolastiche. Siamo riusciti a trovare una soluzione che abbiamo prospettato ieri sera in consiglio, ovvero quella di spostare gli alunni della scuola dell'infanzia per scongiurare il pericolo di andare a taverna. Siamo riusciti a trovare una locazione presso il Poliziano, due sezioni dell'infanzia andranno a Poliziano e altre sei andranno a Via Etruria. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria di primo grado, gli stessi alunni e personale saranno allocati presso l'Istituto Bertoni, la scuola privata Bertoni, che per rimanere più che altro nel nostro quartiere, nell'area di pertinenza dell'istituto. Invece la scuola primaria sarà ospitata presso i locali dell'Istituto Comprensivo Marconi, dove ci sarà un'apposita ala dedicata. È ovvio che, voglio dire, si parla tanto di prevenzione a livello nazionale, non dobbiamo aspettare che accadano le tragedie che sentiamo spesso per televisione. Diciamo nella sfortuna, potremmo dire di essere anche fortunati, perché grazie a un finanziamento ministeriale si sono potute fare delle verifiche di vulnerabilità sismica del nostro edificio.